Sono Riccardo Trombetta, stracultista doc. Munito solo di un cellulare e dell'aiuto di qualche amico, porterò a termine 100 missioni stracult. Quentin Tarantino ha usato un suo brano per il film A prova di morte. Anche io vorrei utilizzare lo stesso brano. Sì, per la mia suoneria del cellulare. La mia missione di oggi è farmi fare la suoneria per il cellulare da Franco Michalizzi. Live. Dopo tante ricerche, l'ho trovato, il mitico maestro Franco Michalizzi. Al momento ho saltato il muro di cinta. Adesso so che nel suo giardino l'ho visto e provo ad approcciarlo. Però musicata questa volta. Maestro, buongiorno, chiedo scusa per il disturbo. Non voglio spaventarla, sono Riccardo Trombetta. E le voglio chiedere una grande cortesia, se può aiutarmi per portare a termine una delle mie missioni stracult. Oddio, quali sono queste missioni? Ecco, le dovrei chiedere una cosa molto particolare. Ho bisogno, avrei bisogno, di una nuova suoneria per il cellulare. Se potesse così suonarmi live. Oddio, uno dei miei temi preferiti. No, la prego, una cosa. Mi serve 10 secondi. 10 secondi, 10. Oddio mio, va bene. Dai. Va bene? Sì, poi adesso ci diamo qua. Allora. No, no, la prego, entrare, assolutamente, dai. Non sono pericolo. Grazie mille, dai. Maestro, grazie, gentilissimo, grazie mille. Grazie mille. Come creava le colonne sonore del poliziottesco, il sound? Beh, se il film era molto basato sull'azione, c'era una certa cosa che era più di movimento, d'azione, quindi erano ritmiche più funky, più marcate. Se c'era più l'inchiesta, se c'era più allora si pensava a qualcosa di più interno, di più mentale, capito? Master of the flame, make her feel the love that's driving me insane, driving me insane. Quindi la musica è un segnale, parte il film, il titolo di testa, senti la musica, già hai capito di che si tratta, se lui morirà, se lui si salverà, se lui si sposerà, se troveranno l'assassino, se sarà... Guarda, dopo, che te posso dire, un minuto, sai tutto fin qual è. Grazie mille maestro, alla prossima, grazie mille.